Abbiamo in collegamento telefonico il presidente di Confindustria, ah, Paolo Maggioli. Bene. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Ciao, buongiorno. Buongiorno, l'abbiamo disturbata, presidente, perché ieri a sorpresa un po' abbiamo letto le dichiarazioni del presidente dell'INPS. Sì. E diciamo che non è stato un moto di amarezza che è arrivato solo dal nostro territorio riminese romagnolo, ma diciamo da tutta Italia. Perché? Che cosa ha detto il presidente dell'INPS? Ha detto, non so bene in quale contesto, io l'ho letto insomma su diversi quotidiani online. Ti leggo il virgolettato, sì. Ci sono imprenditori che non affrontano le difficoltà della riapertura, tanto c'è lo Stato che paga l'80% della busta paga. Opportunismo e pigrizia, questi sono due termini, almeno io penso sia un virgolettato, quindi attribuibili al presidente dell'INPS, che lei, presidente di Confindustria Romagna, dice: ma come, in questo momento queste dichiarazioni? Diciamo che speriamo si sia sbagliato, purtroppo non è così. Credo che in un momento come questo, dove le aziende, le imprese sono impegnate in uno sforzo quasi sovrumano nel cercare di mantenere l'occupazione, cercare di mantenere la presenza sui mercati, nel cercare di mantenere il rapporto vivo con i propri collaboratori, sia una cosa molto fuori luogo e che non riconosce quello che sta facendo in questo momento. Io ricordo anche che ci sono tante aziende in questo momento hanno anticipato in questi mesi la cassa integrazione per i loro collaboratori, assumendosi quindi quest'onere ulteriore rispetto a un momento molto particolare. Quindi pronunciamo davvero parole totalmente inappropriate da parte di chi non sa veramente cosa succede all'interno dell'azienda. Questo è il rammarico più grosso. Anche perché non è stato l'uomo della strada a dirlo, stiamo parlando parole che pesano su un sistema paese che, come diceva il presidente Maggioli, con una grande fatica riprova a ripartire, perché non è solo il tema dei due mesi in cui si è stati chiusi, ma dei due mesi in cui anche tutto il posizionamento, pensiamo anche alle tante realtà industriali anche del nostro territorio posizionate a livello internazionale su altri mercati, insomma recuperare, come quando fermi un treno che va molto veloce, poi farlo ripartire ce ne vuole. Io penso che in una fase come questa, nella quale tutti devono tenere conto degli sforzi che tutti stanno facendo, nel senso che reciprocamente ognuno deve tenere conto dello sforzo che l'altro sta facendo, cioè le imprese in una fase delicatissima, i collaboratori che vedono a rischio il loro posto di lavoro, un governo che è certamente pure sottoposto a uno sforzo straordinario, le banche che stanno ulteriormente facendo uno sforzo molto grosso, se cominciamo l'uno a debitare all'altro delle mancanze o delle manchevolezze, credo veramente a settembre raccoglieremo i cocci. Lo vogliamo considerare un infortunio quello di Tridico, e perché veramente è una cosa fuori luogo e che non tiene conto della situazione attuale. Guardiamo bene le cose che sono da fare, che ognuno faccia la propria parte, ma se cominciamo davvero a accusare gli altri o la controparte, che non è una controparte, ma chi assieme a noi deve combattere come insufficiente nelle proprie azioni, credo non faremo delle cose molto positive. Anche perché, presidente, ricordiamolo, perché insomma dobbiamo avere anche memoria di questo periodo. Pensiamo al nostro territorio riminese, è vero che lei Confindustria Romagna rappresenta anche, ma lì tra province c'è stata anche qualche differenza. Nel momento in cui Rimini, anche per delle scelte della politica, è stata dichiarata zona arancio, rossa, e dove si è fermato tutto, molto di più che in altri territori della nostra stessa Emilia Romagna, voi come Confindustria, noi ce l'avamo sentiti proprio in quel periodo, avete fatto un passo indietro per dire sì, proviamo a salvarci tutti, perché sappiamo che per il nostro territorio l'estate è importante, con aziende che invece si occupano di industria, che probabilmente insomma hanno il loro core business più nei mesi invernali che in quelli estivi, però insieme, ecco, quindi forse queste dichiarazioni fanno ancora più male per un territorio che, almeno per come l'abbiamo letto noi, ha cercato comunque, pur forse con qualche mugugno immagino anche di industria,
industriali che si sono visti fermare il loro lavoro nel pieno e vedendo magari i vicini di casa che continuavano a lavorare, che continuavano a produrre, quindi anche magari a commercializzare almeno per qualche settimana, insomma, forse insomma, effettivamente alzare la voce ci sta. Sono parole sbagliatissime nel merito e pessime nella forma. Noi nel momento in cui, quella di Tridico, noi convenzionali nel momento in cui forse era facile cominciare a urlare contro la zona rossa, contro il fatto che Rimini all'interno della Romagna fosse trattata in maniera ancora più restrittiva, eccetera, sarebbe stato facilissimo cominciare a protestare. Però lo sforzo che è stato fatto non è stato facile, perché c'erano delle imprese naturalmente che lamentavano la situazione, è stato quello di mettersi al fianco di chi doveva prendere quelle decisioni, trovare delle soluzioni e vedere una soluzione comune che ci tirasse fuori il prima possibile da una situazione di questo genere. Per cui ecco, quello io credo debba essere il metodo, è l'unico metodo possibile. E dobbiamo stare molto attenti, perché il rischio vero, quando nei prossimi mesi, da qui a settembre, sono rischi fortissimi che stiamo correndo. Pensiamo solo a tutta la questione degli stagionali, no? Noi quest'anno avremo un impiego degli stagionali che sarà probabilmente il 20-30% o il 40% di quelli che sono negli anni normali. Sappiamo bene, in un territorio come il nostro, della Romagna in genere, in cosa si traduce. Quella cosa lì si traduce in una difficoltà di tanta gente e di tante famiglie. Quindi bisogna pensare a quelle cose senza fare sparate fuori luogo come è stata quella di Tridico, certamente. Presidente, l'ultima cosa, poi le lasciamo ai suoi impegni. Lei diceva si è ripartiti, si sta ripartendo, perché insomma alla fine non è neanche un mese da che si è ripartiti nuovamente anche con il fare impresa. All'inizio è tutto molto difficile, anche molto fosco. Sentendo anche i suoi colleghi tramite insomma l'associazione, ma anche per i tanti contatti che ha lei, che cosa ci si aspetta? Cioè, come si cerca anche di ripartire in questo momento? C'è una grande preoccupazione per la tempistica, naturalmente, perché interventi che possono avvenire a luglio o a ottobre, gli stessi interventi avranno una possibilità di riuscita molto diversa. Quindi la tempistica sarà fondamentale. La preoccupazione è tantissima e naturalmente bisogna che ci andiamo a concentrare, auspice questo, sulle cose importanti, quindi che i tanti denari, perché adesso parliamo di tanti denari che stanno arrivando anche dall'Europa, poi siano utilizzati su progetti veramente importanti e che ci diano la possibilità di ripartire. Infrastrutture è uno certamente di questi temi. I giovani e la scuola e la formazione è un altro di questi tempi, perché noi avremo tantissimi giovani che si troveranno con la ripresa della scuola, con la ripresa dell'università, in grande difficoltà nel poter continuare a iscriversi all'università, a proseguire gli studi, e quello sappiamo bene, la storia ci dice che in questi periodi se si asseconda le minori iscrizioni dei giovani a rinunciare alla formazione, poi è un danno che si fa per gli anni successivi irrecuperabile totalmente. Quindi le cose da fare sono tante, speriamo che si tengano in considerazione. E farle il prima possibile. Presidente Maggioli, grazie di questo tempo e anche di queste considerazioni. Insomma, io sinceramente ci sono rimasta male ieri leggendo le cose di Tridico. So che probabilmente lui era stato provocato, ricordiamolo, insomma, per ragione di cronaca, perché giustamente, insomma, come anche lei ricordava, molte partite di cassa integrazione non si sono chiuse, ci sono persone che la stanno aspettando da mesi. Lui ha spiegato che entro il 21 giugno saranno saldati tutte le casse integrazioni che non sono state pagate, e poi ha aggiunto questa cosa. Speriamo sia solo una battuta infelice, glielo auguro. Diciamo che la Giunta poteva risparmiarsi, del resto lui svolge un ruolo ed è in una posizione per cui queste cadute in stile non sono ammesse. Quindi le provocazioni, bisogna che chi ricopre certi ruoli sia in grado di assorbirle.